Bella ragazzi, qui è il Magnifico 98 e benvenuti in questo nuovo episodio del Minecraft Custom Map It. Siamo nell'episodio numero 7, sì, della Custom Map 2094. Nell'episodio precedente abbiamo, diciamo, trovato questo tunnel che dovrebbe portare al laboratorio dello scienziato. Abbiamo fatto un parkour in aria altissimo, brutto. Questo ci continuiamo. Prima di iniziare l'episodio, comunque, vi invito a mettere un like alla pagina Facebook, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, e di lasciare un like e un commento se volete. Allora, iniziamo subito. Allora, oddio, perché lag? Il motivo. Non so perché, ma lag. Pure con l'impostazione al minimo. Comunque, cioè, vedete? Cazzo. No, c'è un filo! Madonna! Perché? Perché? Perché laggo? Why? Boh. Non lo so. Ci vediamo se riesco a vedere. Ok, non dovrei laggare più. Sì, infatti. Ok. Noto che il passato inizia a cercare di uccidermi, sin che sono vicino al mio obiettivo. Cosa ha distrutto tutto? Sì, lì, lol, ha distrutto la mappa. Perché lì non si può andare? Boh. Capitolo 13, il laboratorio. Ciao. Laboratorio. Laboratorio. E così sono arrivato alla fine. Questo è il laboratorio che cerco da tanto tempo. Il fungo si trova probabilmente qui in fondo. Devo fare attenzione a non morire per colpo del passato. Inizio col farmi furbo ed evitare l'ascensore. L'ascensore. E se lo prendessi sicuramente si bloccherebbe, oppure cadrebbe, oppure chissà cosa. No. Ah, due pagine, ho letto tre. Quindi questo è l'ascensore. Ecco. Perché? Perché? Perché devi distruggere la mappa? Vabbè. Ok. Cazzo. No. No, 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 no. Bellissimo! Lava, addirittura la lava. Cosa devo fare? Ascensore. No. E ora? No. Madonna. Prima la lana. Io come faccio? Dovrei suicidarmi. Ma dato che non c'è il checkpoint, mi dispiace. Mi dispiace davvero, mi dispiace. Lo devo fare a forza, che sennò non posso uscire. Non posso. Dispiace, quindi porta, addio. Sei stata una fedele amica. E ti ripiazziamo, ok. Questo lo teniamo qui per bene, niente. Cos'è il checkpoint? Sì, checkpoint. Più tappi. Vabbè. Time set 18.000? Sì. Fermiamo. Perfetto. Se sentite improvvisamente qualche rumore o qualcuno che parla è perché sono in chiamata con Ricky, però lui si è mutato. Quindi non ho niente da mettere qui, quindi possiamo proseguire. Cos'è questo? Test di stupidità, copiato spudoratamente da Vex. Ok, perfetto. L'ascensore no. Andiamo di qui, andiamo alle scale. E tu, Phil? Cosa ci fai qui? Dopo è lava, chissà dove sta uscendo. No! Io come faccio il parkour? Ok, c'è il cartello che mi protegge, lol. Ok, se sopravvivo a questo posso vivere in eterno. È impossibile, non posso fare il parkour con questi qui. Che cazzo? No, ma allora sei stronzo! Vediamo quando sopravviviamo. Dopo siamo morti. Addio. Sono morto. GG. Ma io non posso, non ho neanche un arco. Come faccio? Diamo la mela. Non ho un arco, non ho nulla. Cos'è? Sto buco. Boh. Cioè, io come dovrei fare?
Cioè, ma è anche stupido questo che ha fatto la mappa, eh. Come faccio io? Devo morire. È la morte, sto coso. Non posso scendere. Dai, su. Scusate se metto in creativo, ma no, non posso. Non mettere in creativo. Va bene, non usiamo troppi cheat. Ma non posso, come faccio? Si ritirano le cose. Ecco, vedete quando... Allora, scusate un attimo, no? Per farvi capire una cosa. Il creatore di questa mappa quanto è idiota, no? Si è ammesso non gli sticky piston, ma quelli, no? Ah, no. Ma non è stupido. Sono io stupido. Perché dovrei fare? Ma poi è stronzo lo stesso. Non è stupido, ma è stronzo. Ok, vedete, vado sul bordo io. No! Mio Dio. Please, ancora qua c'è lava. Vabbè. Potrò vivere in eterno, sì, se sopravvivo. Ero caduto. Dai, su che facile, non posso morire. No, allora aspetta, quanti blocchi sono? 1, 2, 3, 4. Ma è impossibile! Allora, da qui a qui è impossibile saltare. Testiamolo, ma è impossibile. Sì, vabbè. No, no, non va, è impossibile. Ma devo saltare da qui a lì. Non saprei. Forse si può fare, forse. Credo. Boh. Ma è impossibile. Non ci sono scale o cose invisibili. Impossibile. Ah, ok, sì, si può fare da qui però. La memoria zero. Ok, ce la posso fare. Magico, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Ce l'ho fatta, sono sano e salvo. Fungo. Il fungo, è proprio lui. Devo trovare un modo per distruggere tutto e tornare nel 2094. Lo scienziato è chiuso in bagno, vabbè, almeno non mi vedrà. Ok, che devo fare? Bagno, uscita d'emergenza, che devo fare? Allora, fungo rosso, condizioni normale, riproduzione normale, autodistruzione, spore normale, proprietà curative da approfondire. Distrutto. Ora mi basta desiderare di tornare nel 2094. Sì, ecco la ferrovia del ritorno. Come siamo magici. Dove si è andato da qui? No, ok. Bello. Se tipo... Ah, boh, niente. Dio il lag. 50 fps, 60. Quanto è lungo sto coso? Quanto è lungo? Speriamo di finire perché vi giuro non ce la faccio più di continuare con questa mappa. È carina però, mamma mia. Dai. Comunque se io ho un presentimento, mi sa che quello che abbiamo ucciso potresti che tipo era nostro nonno. E l'abbiamo ucciso e quindi noi siamo morti adesso. Non saprei. Finisce più sto coso. Sì, ecco la fine. Madonna. Dai. Su, dai. Ah, che bello. Times 7, 18. Chiudo.
chiuditi. Ok, perfetto. Dai, dormi. Ok. Un altro Minecraft, no. Non ho messo gli oggetti di riserva, non servono più. Prima di tornare al 2094 dormi, te lo consiglio. Chissà cosa troviamo nel 2094. Vabbè, un altro tunnel lunghissimo, no. Vedo una fine. Sperando sia la fine. Successo. Sono tornato nel 2094. Ciò significa che ce l'ho fatta, ho distrutto il fungo, ho salvato il mondo da una catastrofe. Chissà ora dove sono finito. Ma non è un problema, troverò i miei genitori e quindi casa mia. Devo uscire e ammirare come ho cambiato tutto il mondo. Sono curioso. Anch'io sono curioso. Oppure. Aspetta, devo fare. Prima di procedere è importantissimo che tu metti il campo visivo sul corto short, oppure tiny cortissimo. Quindi, devo mettere tipo 2. Però l'anghiero da fare ski. What? Capitolo 14, 2094. Che cazzo è successo? Sono tipo meteoriti. Cosa? Ma che accidente è successo? Perché questo mondo è tutto buio e tetro? Per non parlare di questa nebbia, cosa ho combinato? Non dovrebbe essere così. È tutto sbagliato, è rimasto qualcuno sulla Terra. Non saprei proprio. La Soulsend. La Soulsend cosa? Boh, vabbè. Saliamo. Vediamo qui cosa c'è. Sei proprio tu, ti stavo aspettando. What? Tempo. Finalmente ti. No, 11 pagine. Sai che è finita la mappa. Ti sto aspettando da 90 anni, ragazzo. Non ti rendi conto di cosa hai combinato. Ma prima delle spiegazioni mi presento. Diciamo che sono uno stregone. Il mio compito è tenere a posto il tempo ed evitare che accadano catastrofi con esso. Come ti ho detto, hai combinato un enorme pasticcio. Rasserenati. Non è stata neanche colpa tua. Probabilmente non te ne rendi conto, ma sei stato usato per tutto questo tempo. Sì, io ho un fratello, lui. Ha i miei stessi poteri, ma è malvagio. Lui ha usato tutto questo tempo e tu neanche te ne sei reso conto, ma non è colpa tua. Ti sei mai chiesto perché il passato cerca di ucciderti quando provi a modificarlo? No. No? Beh, quando un qualcosa è accaduto è scritto per sempre nella storia e non può assolutamente essere modificato. Diciamo che il tempo ha un meccanismo di autodifesa, però ogni tanto qualcosa cerca di cambiare gli eventi ed è per questo che esitiamo. E mio fratello. Esistiamo io e mio fratello. Il nostro compito è quello di rimettere a posto il tempo quando qualcuno lo modifica. Un evento non deve essere cambiato, nessuno deve farlo. Se si rompe questa regola, si scatena il caos, tutti e tutti vengono distrutti. La realtà stessa rischia di essere distrutta. Prima ti ho detto che mio fratello ti ha usato per tutto questo tempo. Ti spiego meglio. Ti ricordi i libri che hai in casa? Quelli che dicono che esiste la torre del tempo? Beh, ce li ha messi lui in casa tua. È stato lui a spingerti a tornare al passato per modificare gli eventi. E lui vuole distruggere tutto e tutti per ricreare un mondo ideale. Anzi, voleva. Dai piani alti è tornato l'ordine di togliergli i poteri. Così è stato fatto. Ma ora bisogna sistemare tutto ciò che hai combinato. Che ti ha fatto combinare? Ti ricordi il libro che hai trovato nella stazione del tempo? Quello con le regole, esatto, ce l'hai ancora con te? Beh, non importa, nella mia biblioteca ce n'è un altro libro dove ho scritto tutto quello che succede, che cambia il passato. Devi andare nel 2049, anni in cui mio fratello iniziò a costruire la torre, e sostituire il libro che ti darò a quello delle regole. Così il te del 2094 lo troverai e non cambierà il passato. Di conseguenza tutto tornerà a posto. Per avere maggiori informazioni, vai nella biblioteca e leggi il libro sull'effetto farfalla e quello della storia. Così renderai conto di cosa hai combinato. Il nostro libro l'abbiamo, sì, regole. Vediamo. Dove devo andare? Boh, c'è niente. Biblioteca. Bella la biblioteca, giuro. Prendi il libro che ho intitolato Regole. Effetto a farfalla. Vediamo se non è.
L'effetto a farfalla è una spiegazione molto semplice. Talvolta un piccolo evento può creare una serie di cause ed effetti che possono arrivare a creare il caos. Per esempio, l'insignificante variazione di pressione causata dal battito d'ali di una farfalla può creare, tempo dopo, un uragano dall'altra parte del mondo. 2004, grazie agli eventi che hai modificato, è successo qualcosa di molto simile, anche se l'evento di partenza non è stato molto piccolo. Nota, quello dell'effetto a farfalla non è un argomento così semplice da spiegare, probabilmente ho fatto degli errori, quindi mi scuso in anticipo. Se ti interessa questo argomento, cerca su Google, vabbè. Effetto a farfalla, storia, sì, perfetto, ok. Che devo fare? C'è un passaggio, credo, no, dove devo andare? Ho preso il passaggio qui. Ah, ecco, qui. Spiegazioni. Hai letto i libri? Ti rendi conto di cosa ti hanno fatto combinare mio fratello? Lo so che l'hai fatta in buona fede per salvare gli abitanti dalla Terra, ma purtroppo non c'è niente da fare. Meglio prendere gli abitanti di un pianeta che l'intero universo. Mio fratello non sapeva cosa stava facendo. Come ti ho detto, non ha più poteri, quindi non può viaggiare nel tempo. Nel 2094 non lo troverai, ma troverai una cesta in cui mettere il libro regolo. In questo modo tutto si sistemerà. Beh, c'è una minuscola probabilità che si scateni l'effetto a farfalla. Di nuovo l'effetto a farfalla. Il caos, sì, il caos, ma è pressoché pari allo zero. Ora ti aprirò il varco temporale 2049. Ti prego, vai a sistemare tutto e poi torna indietro. Scusami se ti faccio fare tutto questo, ma tu sei l'unico che può sistemare tutto. Se posso farlo io. No. Se il tempo viene modificato, deve essere riparato dalla stessa persona che l'ha modificato. Io servo solo ad aiutarti e darti spiegazioni. Grazie, scusa se è successo tutto questo. Mettiamo spiegazioni e andiamo. Ok, di lì, perfetto. Verità. E così è stato tutto inutile, tutti i miei sforzi, tutte le volte in cui ho rischiato di morire nei modi più atroci. Bella roba, per ora devo fare quello che ho fatto, devo riparare tutto. Mi basta semplicemente mettere a posto un libro, no? Boh, speriamo. Direi, sì, ma non abbiamo mai. Ah, non abbiamo mai. Lol. Ok, andiamo. No, vabbè, andiamo così. Andiamo. Ok, vediamo. Questo varco temporale. Non ti pagare. Ok, checkpoint 15. Niente oggetti di riserva neanche qui. Timeset 18.000. Dormiamo e vedo da quanto tempo sto registrando. Se ci è rimasto un po' di tempo, continuiamo un altro po'. Ok, sapete che vi dico? Per quest'oggi l'episodio finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se state così, lasciate un like, un commento. Passate anche dalla pagina Facebook per ricevere sempre tutte le news in tempo reale, quando esce l'episodio, di tutti i miei video. Il mio nome, come sempre, è il Magnifico 98. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Bella, ragazzi.